Avvocato Francesco Stano Tagliani, commento questa richiesta di rinvio a giudizio per Nino Strano. Il primo commento che mi sento di fare è quello di comunicare l'assoluta serenità sia del senatore Strano, sia mia. La sua è una tranquillità e una serenità che deriva dalla certezza di non avere mai fatto nulla di quello che gli viene imputato, e la mia è una serenità che deriva da un'analisi tecnica di questa vicenda che si basa su una serie di sospetti o di altro, ma non c'è un minimo di elemento che possa dire che il senatore Strano si sia mai occupato di quella che sembra essere il cardine della vicenda, cioè la vicenda della Tenutella. Tutti sappiamo già chi ha combinato questa la tenutella Tenutella. cos'è? Che cos'è? Un La grande Tenutella è un affare. grande affare che indubbiamente, almeno è emerso processualmente, quindi ho il dovere di crederlo, in ambito di un'associazione mafiosa catanese, quindi con l'interessamento di un'associazione mafiosa catanese. Ci sono sentenze, quindi non mi permetto di discuterle. D'altro canto, le sentenze vanno rispettate, diciamo, 999 volte su 1000, e queste vanno rispettate. Però non c'è un atto del quale si sia mai interessato il mio assistito, non c'è un incontro, non c'è una persona che abbia riferito che lui si sia mai interessato da questa vicenda. Aveva un delega di assessore in un comune, nel comune di Mister Bianco, e con la delega allo sport, figuriamoci che di cosa potesse servire un assessore allo sport per la grossa vicenda della Tenutella. Non c'è nessun atto, venne allora convocata una conferenza di servizi con l'invito a tutta la giunta, e lui non era assolutamente presente, non c'è mai andato. Il sindaco di Mister Bianco e il responsabile del procedimento hanno dichiarato ai signori pubblici ministeri che il senatore Strano non si è mai occupato, nemmeno incidentalmente, nemmeno con una minima domanda della vicenda della Tenutella. Non vedo in che cosa possa essere consistito l'interessamento o Restano l'attività. solo alcune dichiarazioni di santo la causa. Resto delle dichiarazioni di Santo La Causa, il quale per doppio derelato dice di aver appreso da Tizio, il quale l'avrebbe appreso da Caio, che sarebbe stata versata una somma di denaro al senatore Strano. Poi in dibattimento di sua iniziativa, questo ci tengo a sottolinearlo, la causa ha detto di non essere affatto certo della individuazione del senatore Strano, manifestava dei dubbi sul fatto che effettivamente queste somme fossero state destinate a politici o meno. Certo è che questa vicenda, vedi altre sentenze catanesi, vedi le intercettazioni che sono in atti, vedono qualche politico impegnato, ma certamente non è il senatore Strano. Quindi in conclusione possiamo ipotizzare di scommettere una pizza o una fetta di mortadella sul buon esito del processo. Apprezzo la battuta, però io mi sentirei di scommettere la mia vita su questo processo, ma non perché io non tenga alla vita, che è la cosa più preziosa e più bella che il Signore ci ha dato, ma perché obiettivamente non ci sono elementi per poter temere questa vicenda, né elementi processuali né elementi di fatto. Voglio dire un'ultima cosa, se ci fosse stato un minimo di elemento, io non credo che la procura sarebbe stata ferma e non avrebbe chiesto una misura cautelare o qualche provvedimento nei confronti del senatore.